Ciao a tutti, oggi nuovo video in bagno perché volevo farvi vedere come pulisco i pennelli e le spugnette con l'ausilio di questo qui che è della Royal Beauty e si chiama Brush Egg, tutto in silicone qui strofinati i pennelli, e una saponetta di Marsiglia che questa è dei Provenzali. Devo far vedere come li pulisco dopo svariati utilizzi. Se riesco vi appoggio e ve lo faccio vedere. Se riesco. Ok, prendiamo. Vedete? Okay. Questa qui. Spero mi metta. Intanto facciamo così, bagniamo la pennetta e lascio qui un attimo che poi devo sferrarci i pennelli. Prendo il brush egg, che è un po' scomodo farlo vedere, prendiamone uno, questo qui da fondotinta, lo bagno leggermente e lo tampono sulla saponetta e con una mano sola è un problema. Poi andate a, non so se si vede, cerco di farlo vedere al meglio, vedete che è molto molto sporco. Lo sciacquate sotto l'acqua e già è più pulito. Poi lo ripassate sulla saponetta e ripassate con il brush egg. Lo risciacquate di nuovo, questo è molto molto sporco, quindi ci vorrà un pochino di tempo. Ripassiamolo con la saponetta, vedete insaponato, lo passate sul brush egg per benino queste due fibre e lo passate che porta via la maggior parte di sporco. Però se non viene via il brush egg, passiamo sulla saponetta un'ulteriore volta per benino e massaggiamo un po'. Questo è molto sporco perché ho applicato con questo il fondotinta in crema compatto, quindi è molto sporco, e lo spazziamo sotto l'acqua. Vedete? Adesso il pennello pulito lo strizziamo, non esce più, è rimasta una macchietta e basta, però da come era prima, vedete, con la luce è molto pulito. Ne proviamo un altro.
altro, vi faccio vedere questo qui da blush della Essence. Bagniamo il pennello, lo strofiniamo sulla saponetta, facciamo un bel trattamento e poi prendiamo il brush egg e lo passiamo bagnandolo ulteriormente. Lo passate sul brush egg, io questo l'ho acquistato da Ipershop. E poi questa parte. Vedete? Il pennello è pulitissimo. Per scrupolo lo ripasso, se lo vedete. Lo ripassiamo sul brascino. E poi lo sciacquiamo sotto l'acqua. Ecco, strizziamo e eccolo qui, il nostro pennello pulito. Faccio vedere uno piccolino, poi vi faccio vedere. Allora, bagniamo il pennello, lo strofiniamo con la saponetta. Ah, questo è doppio, dobbiamo fare tutte e due le parti. È un pennello per correttore di Essence, vedete che ha due testine, e le passiamo sul brush egg. Di nuovo sulla saponetta e poi sul brascino, andiamo a togliere tutto il correttore fondotinta che c'è rimasto e li sciacquiamo. Questo è un poco prodotto fatto prima, come vedete è pulito. Mi vado anche un po' a strizzare, è veramente pulito. Ok, vi faccio vedere la spugnetta e poi vi faccio vedere il risultato finito. La spugnetta la bagnamo, la prendiamo così, la tamponiamo su sulla saponetta umida, vedete che va a fare così sul brush, vedete che viene via tutto il fondotinta e la sciacquiamo. La spugnetta è ancora sporchina, quindi vado, appoggio il brush egg, prendo a tutto la saponetta e tampono la spugnetta sopra assaggiare, non voglio che si rompa. La luce mi sta abbandonando, grazie luce. Aspetta.
aspettate che accendo quella di del bagno e faccio vedere. Se vedete, la spugnetta è quasi del tutto pulita. Se ci sono altre macchie, rifate il passaggio, non vi preoccupate. Ecco, le spugnette consiglio di lavarle subito la volta dopo che avete, o il giorno dopo che l'avete utilizzata, perché tendono ad assorbire più prodotto, ne assorbono molto di più. Queste sono spugnette in lattice, assorbono molto prodotto. Assaggiamo, se la vedete, si massaggia e la sciacquiamo. Ecco fatto, la spugnetta è pulitissima e non è macchiata. Adesso finisco di lavare tutti i pennelli e ci vediamo dopo. Ciao! Questo è il risultato finale. Questi sono tutti i pennelli lavati, belli ordinati, ho messo una Yankee Candle che ho finito, ho preso l'idea da Eleonora Manni, che dice che lei quando finisce le candele le usa come nella protezione make up, quindi una grandissima idea. E qui dentro ci ho messo la spugnetta Brushed, è lavato e niente, spero che questo video vi sia stato utile. Se è stato utile, lasciate un like e un commentino qui sotto. Iscrivetevi al canale per supportarmi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!